Per quanto riguarda Piazza Andrea Costa, come avevamo annunciato, da domani riaprirà tutto il piazzale per la quale sono già stati fatti i lavori e per la quale è stata fatta la gettata. Per quanto riguarda la parte antistante, la vinoteca, riusciremo anche a riaprirlo agli ambulanti, quindi 3 ambulanti riusciranno tutti i giorni a poter tornare a lavorare in questa piazza. Nel frattempo continueranno i lavori sulla restante piazza senza andare a creare problematiche agli operatori sia del mercato il pesce sia agli ambulanti. Quanto riguarda Sassonia? Sassonia invece, come avevamo promesso, ieri è stata riaperta la passeggiata di Sassonia, quindi sia pedoni che anche ciclisti o comunque persone disabili potranno tornare a frequentare tutta la passeggiata senza andare a finire sulla strada. Abbiamo riaperto la piazza, abbiamo installato una pianta, quindi del verde dentro la piazza, e abbiamo consentito con dell'Evocel e quindi con appunto una pavimentazione adeguata l'ingresso nella parte antistante al mare, quindi tutta la piazza sul mare, che comunque è sicuramente un bel colpo d'occhio. Questa sera verrà installata anche l'illuminazione, che è l'unica parte restante. Il resto del cantiere verrà sospeso, verrà circoscritto con un telo celeste, blu, per comunque garantire un'immagine scenica dignitosa, però un impegno che ci eravamo presi con gli operatori e con i turisti e con i cittadini l'abbiamo rispettato. Veniamo alla parte politica, ci sono delle deleghe che il sindaco può dare direttamente anche ai consiglieri comunali. Che cosa è stato fatto, quali sono stati i consiglieri scelti? Sì, ho ritenuto appunto affidare 4 deleghe importanti a 4 consiglieri comunali. La prima riguarda i giovani, che affiderò a Davide Pieretti della Lega, giovane consigliere che ha fatto un ottimo risultato e che è molto attivo sia con l'associazionismo giovanile sia con tutti i rappresentanti di istituto. La seconda delega la affiderò a Marco Bavosi, riguarda la pace, memoria e legalità, un ragazzo molto attivo che ha avuto un ottimo risultato, soprattutto dalla sua storia personale, che è sempre stato molto attivo sulla parte legata all'Azione Cattolica, quindi alla parte che comunque è molto forte, tutto il tema della pace, della memoria e della legalità, e quindi ho deciso di affidargli queste deleghe. La terza persona è Luigi Scopelliti, sempre della lista Fanno Cambia Passo, alla quale affiderò la delega alla Smart City, una tematica che lui ha sempre seguito in questi anni e che è giusto che continui a seguire da consigliere. E la quarta delega invece la affiderò a Maria Flora Giammarioli e riguarda i rapporti con la Fondazione Teatro. Lei parla il curriculum e la storia che la Lega come artista, e penso che sia la persona più adatta a seguire i rapporti con la Fondazione Teatro. Fondazione Teatro che nominerò nei prossimi giorni i 3 delegati che il Comune assegna all'interno dell'Assemblea dei Soci, tra i quali il Presidente. Sindaco, cosa pensa dell'analisi del voto che ha fatto il Circolo Gramsci? Beh, è un'analisi del voto molto attenta, che ringrazio, perché comunque analizza tutte le zone della città. Sapevo bene, vedendo anche i risultati elettorali, che la parte a ovest, quindi Carrara, Cucurano, Bellocchi, ho avuto un exploit importante, ma anche in altre periferie, anche Sant'Orso o altre, Centinarola. Per me oggi tutti i cittadini sono tutti uguali, sia chi mi ha votato, chi non mi ha votato, chi non è andato a votare. Però è un'analisi del voto importante per analizzare i flussi dei voti che sono passati dal centro-sinistra al centro-destra. Un grande risultato che è stato riconosciuto è stata la lista civica Fanno Cambia Passo. Penso che sia stata la lista civica più votata negli ultimi 20 anni.